Ultimo giorno della strada di negozi in arte, via Cavour è tornata a vivere in questi giorni. Con noi il sindaco Vincenzo Corbo. L'amministrazione comunale ha dato un apporto fondamentale a questa manifestazione, anche perché i vigili urbani hanno lavorato tantissimo, in più lei, i suoi assessori sempre presenti, una bellissima iniziativa, con l'auspicio che ce ne saranno tante altre. Allora, prima di tutto un ringraziamento va a chi ha organizzato, sul vero senso della parola, devo fare anche un plauso anche all'RT di come ha collaborato il discorso anche della polizia della zona, dell'ambiente, per cui dico, dobbiamo veramente dire grazie anche a loro di come si sono prodigate anche oggi pomeriggio, anche essendo domenica, loro hanno lavorato per dare un lustro in questa zona. Però dico, devo dire solo veramente di cuore quello che loro hanno fatto, perché hanno fatto rispolverare un qualcosa di 30-40 anni fa che io effettivamente dimenticavo, però oggi sto rivivendo qualcosa di molto importante, anche perché dico, avendo avuto modo anche di parlare sia con l'architetto De Pasquale, sia con l'Ello Restivo, sia con la signora Lo Monaco, perché ci saranno altre iniziative che in sinergia andremo a fare noi come amministrazione comunale, perché sono loro la mente e noi potremmo essere i braccia, e per cui sono convinto che realmente l'unione fa la forza, e tutte quelle cose che noi ci siamo prefissate di fare, ma maggiormente con loro, credo che non ci saranno ostacoli, perché si possono raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati nell'eventualità come amministrazione comunale. Ma credo, avendo avuto modo di parlare poco fa di altre iniziative che possiamo anche insieme organizzare, sono convinto che veramente possiamo far rivivere Canicattì e tempi agli splendori di una volta. Maria Lo Monaco, una delle organizzatrici, la promessa che tornerete? Torniamo. Io una cosa sola voglio dire grazie a questi ragazzi, perché tutto è successo grazie a loro. Abbiamo fatto gruppo, siamo stati benissimo assieme, abbiamo lavorato in una maniera straordinaria e tutto ciò è accaduto veramente perché ho incontrato loro nel mio cammino. Allora Lillo, qui abbiamo passato dei giorni tra commozione, lacrime, felicità, perché la via si è riempita di gente dopo 30 anni che non si vedeva così frequentata, commozione tra i negozianti che avevano qui le loro attività, gente venuta ovunque, dai paesi limitrofi e non solo, anche da Agrigento, da Favara. Tu ti aspettavi tutto questo? Assolutamente no, non ci aspettavamo davvero tutto questo, ci aspettavamo certamente una risposta della città, ma non così, anche perché l'iniziativa è andata fuori, è arrivata fuori Canicattì, addirittura persone anche del Belgio, della Germania hanno parlato della nostra iniziativa. E che dire, io non so davvero oggi che cosa dire, se non ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicino, che hanno promosso l'iniziativa. Mi viene a ricordare i fratelli Migliorini e i tantissimi ragazzi che hanno sponsorizzato sui social la nostra iniziativa, come anche coloro che nel loro piccolo ci hanno supportato, come il signor Parle, il signor Merulla, il signor Messana. E noi possiamo solamente ringraziare tutti, perché alla fine l'idea è vero, è stata nostra, ma poi è riuscita così bene solo perché c'è stato un contorno che ci ha sostenuto e ci ha appoggiato. L'amministrazione, anche lei, ha fatto la sua parte, perché non appena noi trovavamo difficoltà, chiamando il sindaco, subito attivava le squadre per la pulizia, perché purtroppo in questa città ancora gettano rifiuti in maniera incontrollata, e quindi noi abbiamo trovato nell'amministrazione questa spalla, e dobbiamo riconoscerlo. E poi certo, la squadra era ben forte, come ha detto Maria, ben stabile, ben strutturata, e abbiamo lavorato davvero davvero bene, in allegria, e seppur stanchi, però siamo arrivati a giorno 8, che è la giornata di oggi, e felici di quello che abbiamo regalato alla nostra città, e continueremo sicuramente. Abbiamo appena sentito Lillo Restivo, adesso Andrea Di Pasquali, il direttore artistico. A parte l'emozione di rivedere via Cavour piena, non dimentichiamo le splendide opere che tu hai selezionato e che sono in mostra negli antichi negozi.
Sì, non dimentichiamolo e soprattutto ribadisco, ricordiamoci che l'arte non è il fine ma solo un mezzo, è qualcosa che ci serve per arrivare a qualcos'altro. In via Cavour è servito perché è riuscito ad attirare gente anche molto giovane, anche sia amici sia ammiratori degli artisti che hanno esposto. La cosa che mi fa più piacere è che tantissimi artisti locali e non, che alcune volte stanno anche nell'ombra, sono usciti fuori, non solo quelli che hanno esposto ma anche altri, e ovviamente non posso che prendere i contatti di tutti e cercare nei prossimi eventi di coinvolgere più persone possibili. Ricordiamoci che l'arte, quella praticata quotidianamente, è quella che manda realmente un messaggio che parte dall'artista e arriva alla comunità, è molto importante e oggi ne è la dimostrazione. Con Luce, la strada di Linegozzi in arte, museo effimero urbano, via Cavour a Canicattì è tornata in vita per qualche giorno. Si sono rialzate le saracinesche, si sono riaperti i negozi, opere d'arte in mostra, tantissima gente è venuta qui a Canicattì in via Cavour, non solo canicattinesi, a rievocare i tempi passati. Con noi lo storico e il professor Gaetano Augello, che questa sera, con una visita guidata, racconterà delle particolarità della strada di Linegozzi. Quali? Ma qui indubbiamente abbiamo una serie di fatti da ricordare. Per me personalmente poi ci sono una serie di ricordi. Per esempio qua, questo è il negozio del signor Grifo. Sopra, al primo piano, abitava la mia maestra elementare, Margherita Lentini, che era una delle più brave maestre di Canicattì, e da piccolo salivo a casa sua. E poi ricordo due portoni prima di questo negozio di Grifo, che subito dopo la guerra c'era un ufficio dove distribuivano la tessera per il pane. Ricordo che ci sono andato con mia mamma, ci hanno dato la tessera, però il pane poi non l'ho visto, si vede che serviva per altre cose. Ora, questo è un quartiere storico molto importante di Canicattì e direi che come quartiere io intendo sia la strada dei negozi dove siamo, via Cavour, sia anche la zona adiacente che va a finire alle Poteggi. Questo è un punto storico della nostra città dove si svolgeva la vita sociale, la vita commerciale. Se oggi noi passiamo da Corso Garibaldi non vediamo niente, invece io ricordo che da piccolo lì c'era tutta una serie di attività. Per esempio ricordo vicino all'angolo via Palestro che c'erano gli spaghetti esposti per essiccare. Il signor Lanzarone aveva appunto un'industrietta di spaghetti, tutta un'altra serie di attività. E poi la via Tenente Rao era chiamata la Vaneggia dell'Utafaro. Che cos'è il Tafaro? Tafaro era il fico selvatico che veniva portato da Favara a Canicattì, veniva messo nelle ficaie domestiche, le ficaie sarebbero appunto l'insieme di queste piante di fico per fecondare queste fiche. Quindi anche quello è un ricordo storico. E là vicino c'erano dei negozietti, per esempio c'era una selleria di un certo Piddo Amore, Benedetto Amore, il quale aveva davanti al negozio una campana di cartone. La campana di cartone c'era scritto: la campana di Verona non fa credito a Curunzona. Come poteva suonare mai la campana di cartone? E poi là vicino c'era tutta un'altra serie di attività, e per esempio l'Isigiara Cassaro, di Caramanleggio, e i Curto che tenevano derrate di alimentare, quindi tutta una serie di attività. Subito dopo abbiamo un palazzo molto importante, Palazzo Falcone, che si vede qua di fronte, dietro Palazzo Stella per chi ci ascolta. Palazzo Falcone è importante, a fine 800 fu costruito da Rosario Falcone, che era il papà di Vincenzo Falcone, che fu sindaco di Canicattì, socialista, esponente anche dei fasci siciliani, fu sindaco di Canicattì tra il 1892 e 1893, e lui non era sposato e aveva una sorella, Nicolina, che poi andò ad abitare a Serra di Falco, dove sposò un certo Niccolò Narbone. La sorella Nicolina poi ebbe una figlia, Laura, che nel 1910 sposò Gaspare Palumbo, il papà del professore Palumbo, famoso chirurgo di Canicattì. E nella
Nei magazzini dove ora c'è un locale di un ritrovo, e lì c'era un'antica falegnameria, la falegnameria tedesca, che era una falegnameria molto importante. Poi salendo qua c'è tutta una serie di negozi, per esempio il signor Merulla Gaetano, io l'ho conosciuto perché eravamo vicini col terreno di mio nonno, eravamo proprio vicini, e io ricordo da piccolo quando lui veniva da mio nonno in campagna incontrato a Balata e mi guardava, io potevo avere 7-8 anni, una cosa di questo genere, lui mi guardava e mi diceva: tutte le tane siete babbe. E io no, lui era Gaetano Merulla, io per educazione non rispondevo. Poi mi vedeva di nuovo: tutte le tane siete babbe. Alla quarta volta gli ho detto: ma scusi, lei non si chiama Gaetano? E si fece una bellissima risata, in fondo era quello che lui desiderava. E qui poi abbiamo, salendo, abbiamo tutta un'altra serie di episodi, di personaggi, eccetera. Per esempio all'angolo via Soldato Bonsangue, la stradina che costeggia l'ex chiesa di Santa Rosalia, dove c'era anche il supermercato Corbo, proprio all'angolo c'era un calzolaio, Angelo Di Franco, inteso Piro. Allora non è che c'era negozio di scarpe, eccetera. Si andava dal calzolaio e il calzolaio faceva le scarpe su misura. Io ricordo che mi fece delle scarpe. Ebbene, prima ancora di Angelo Di Franco, lì c'era un negozio di cotone di un certo Carmelo Lattuca, un personaggio molto importante di Canicattì, che fu padre di Giovanni Lattuca, che fu il geometra al comune, e due sorelle di Giovanni Lattuca sposarono Rosario Livatino, nonno del giudice, sindaco di Canicattì, e Vincenzo Livatino, che fondò una banca qua in fondo, vicino dove c'è ora, c'è stato fino a poco fa il forno Daniele. Lì c'era l'albergo Venezia, c'era anche una banca gestita proprio da Vincenzo Livatino, chiamata la Banca Rinnovamento. E vicino anche in quella zona, proprio dietro la chiesa di Santa Rosalia, c'era un posto dove abitavano e lavoravano, tra virgolette, alcune donne di costumi non eccessivamente spirituali. Si narra di un vecchietto che una sera saliva accanto alla chiesa di Santa Rosalia, e queste donne lo incontrarono e volevano intrattenersi piacevolmente con lui. Lui invece non ne volle sapere e cominciò a correre, andò a bussare al convento dei Carmelitani vicino alla chiesa del Carmine. I frati aprirono, lo fecero entrare per liberarlo da quell'assalto diciamo benevolo, e le donne continuarono a tirare pietre contro il convento. Quindi c'è tutto. E poi una cosa importante: all'inizio e alla fine di questa strada c'erano due macellerie importanti. All'inizio, all'angolo via Torino, la macelleria di Francesco Lalicata, il papà di coloro che poi hanno gestito il famoso bar Lalicata. Alla fine invece c'era la macelleria di Antonio Argento, e la professoressa Argento, professoressa latina greco, appartiene a questa famiglia. E poi in fondo c'era una trattoria importante del bue rosso di un certo Zilovici Cani, il quale faceva Quagliareggio, Sangonazzo, tutte queste cose. E poi da questa parte invece c'era una casa di una usuraia, ma no, non voglio dire il nome, lo voglio dire poi parlando. E c'era un'altra trattoria di Luzio Ferdinando, lo dico, il quale come specialità aveva brodo con uno speciale. Che significa brodo con lo speciale? Questi giorni mi sono posto il problema e forse ci sono arrivato. Brodo con lo speciale significa che era un brodo fatto così bene, con carne eccetera, con olio eccetera, che poi si creavano delle goccioline che sembravano piccoli specchi. Quindi è un brodo molto ricco, e i braccianti, i contadini del tempo, avevano allora l'abitudine che la mattina andavano a fare colazione, ma no, non la colazione che facciamo noi oggi, prendevano una bella tazza di latte, zuppavano il pane e mangiavano il latte con il pane, e poi alla fine, per completare la colazione, mezzo litro di vino, ed erano a posto, erano pronti per andare a lavorare.
Poi abbiamo un'altra serie di episodi che ricorderemo adesso nell'incontro.